Ciao amici e bentrovati. Innanzitutto vi volevo ringraziare di cuore a nome mio e a nome di tutti i Bombers. Abbiamo superato quota 3 milioni di visualizzazioni sul canale YouTube. Sì, avete capito bene. I miei video sono stati visti da 3.183.781 persone, per la precisione. Grazie di cuore, amici. E cosa dico sempre? Questo è solo l'inizio. Oggi vi deliziamo con un'altra grande anteprima. Honor ha fatto le cose per bene, come Locatelli, e ci presenta un grande device in tutti i sensi. Io sono Bob DJ Axe. E questa è la recensione dell'Honor V9. Innanzitutto ringraziamo Spemall per l'invio del terminale. Honor V9 monta l'ormai collaudato Kirin 960 con GPU Mali G71 MP8, già in uso sulla serie Mate 9. Poi troviamo 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno, espandibili tramite microSD. C'è anche la versione con 128 GB. Inutile dire che le prestazioni sono ottimali, il sistema gira fluido e senza lag, e grazie ai 6 GB di RAM avrete sempre le app pronte allo scatto. Non riuscirete mai a saturare la memoria. Android 7.0 a bordo con Emotion UI 5.0 ormai sono una accoppiata ben collaudata ed offrono ormai il meglio di sé. Anche nei giochi più pesanti non ci sono micro lag né rallentamenti, Real Racing 3 gira alla massima risoluzione grafica senza micro scatti ed è un piacere giocare su device così a Real Racing 3. Inoltre V9 monta una batteria da 4000 mAh che garantisce un'autonomia extra long, si arriva a sera senza problemi con ancora il 30% di batteria, con il mio uso super stress. Se volete sapere le ore, faccio 6 ore di display, ma il mio uso, come ho scritto anche sul canale Telegram, e per chi ancora non è iscritto vi invito ad iscrivervi al mio canale Telegram Non Entity TV, è molto intenso. Tutto il giorno il telefono sta in ufficio e switcha tra il 4G e il 3G con poca banda. Quando vado su nel bagno bunker ci sono due tacche se c'è la banda 800, quindi è una situazione piuttosto precaria a livello di linea telefonica, quindi consuma veramente tanto. Questa è la mia giornata stress, quindi prendetela proprio come massima giornata stress. Probabilmente a voi vi dura di più. Ovviamente comprende le opzioni di connettività standard come il 4G Plus, VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS a GPS GLONASS e caschetta MADS. Ovviamente, essendo comunque un telefono distribuito in Cina, manca la banda 20. Passiamo al comparto fotografico. Il comparto fotografico di Honor V9 si distingue per la doppia fotocamera da 12 megapixel come per il Mate 9, con apertura 2.2. Le due fotocamere sono dotate di autofocus laser e di doppio flash LED. Una scatta in bianco e nero, mentre l'altra scatta a colori. Ma è interessante il fatto che dispongano di tre messe a fuoco, a rilevamento di fase, profondità di fuoco e autofocus laser.
Vi faccio vedere le foto fatte in questi giorni e così anche voi trarrete le giuste conclusioni. Insomma, secondo me le foto sono ottime a livello di Mate 9. Troviamo anche qui le stesse difficoltà con luce ambigua. Anche l'audio del V9 è ottimo e offre le stesse caratteristiche del Mate 9, cioè abbiamo per i bassi la cassa qui in basso e per i medi e gli alti la capsula auricolare si trasforma nella seconda cassa e quindi utilizzandolo così avrete una qualità stereo, un buon audio dinamico, non siamo a livelli di un LG V20, però comunque è un buon audio con un buon volume. La ricezione sarebbe la super ricezione Huawei, ma mancando la banda 20 ovviamente almeno nel mio paese ho delle difficoltà ad ricevere il 4G, come già detto più volte. Passiamo al design. Il 9 è dotato di un corpo di metallo sul retro e vetro sul fronte, mix sapientemente miscelato dai DJ di casa Honor che sfornano l'ennesimo Best Buy dopo Honor 8. Forme sinuose nonostante le dimensioni da phablet, 157x77,5x6,97 mm di spessore con un peso di 184 grammi. Il display è da 5,7 pollici con risoluzione QHD 2560x1440 pixel con tecnologia LTPS LCD touchscreen, praticamente IPS, che offre una densità di pixel di 515 ppi. Il display, amici, è molto bello, i neri sono convincenti per essere un IPS e i bianchi sono discreti, virano un po' se li incliniamo, ma comunque sono buoni. Poi troviamo sempre sul fronte la solita spruzzata di sensori con in alto la fotocamera da 8 megapixel per selfie bimbo minchia Rovazzi. In basso troviamo i tre tasti tipici Huawei che possono essere personalizzati: home, tasto back e tasto multitasking. Sul retro, come detto, poi troviamo le due fotocamere che non sono marchiate Leica, però diciamo operano nello stesso modo. Come detto, una a colori ed una in bianco e nero, come ho spiegato già quando ho parlato della foto. Appena sotto troviamo poi il dual flash LED di fianco e appena sotto il lettore delle impronte preciso e veloce. Poi in basso, speaker di sistema, porta USB Type-C, microfono e jack da 3,5. Poi lato destro, volume, rocker e tasto di accensione e spegnimento. Lato sinistro, carrellino per due nano SIM o una nano SIM e una micro SD. In alto abbiamo la porta infrarosso e il microfono. Amici, concludendo, Honor V9 è un ottimo device, ben equilibrato e ad un prezzo aggressivo per quello che offre. Lo trovate su SPEmall con codice MG3SPE a 500 euro circa, dipende dalla versione che andrete ad acquistare. Questa qui con 6GB e 64GB vi viene sui 500 euro, col codice appunto MG3SPE. Punti a favore: buon display, buon comparto fotografico, ottime le finiture, ottimo sensore di impronte, lingua italiana, il Play Store per installarlo, vi racconto una piccola chicca, insomma il Play Store non c'è di default, ma basta andare nell'app store di Huawei che si chiama Hi App, cercate Google e vi apparirà GMS Installer, vi apparirà il Play Store e il GMS Installer. Non installate il Play Store, installate prima il GMS Installer, vi farà riavviare il dispositivo, poi installate il Play Store e il Google Sync per sincronizzare i contatti
e vi troverete tutto al loro posto con la lingua italiana. Gli aspetti negativi sono legati, secondo me, alla mancanza della banda 20 e il prezzo forse un po' altino, però se vediamo a quanto usciranno P10 e P10 Plus, cioè 749 euro e oltre gli 800 il P10 Plus, 500 euro per questo device non sono poi così tanto. Valentino, cosa ne pensi? Io non lo so, se mi sembra anche molto triste. Aspetta, cos'è? Volevo dire un'altra cosa, ma non me la ricordo. Io vi ricordo di cliccare mi piace sotto al video se vi è piaciuto. Se vi ha fatto defecare, come diceva mia nonna, non c'è oro che paga, un culo che caga. Vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube, abilitando la campanellina per essere informati sui video nuovi. Iscrivervi al canale Telegram e al mercatino Telegram, trovate comunque i link sotto in descrizione. Pagina Facebook e il contenitore delle nostre vite, www.bobax.it. Qui era il vostro Bob DJ Ax, che vi magnetizza, vi saluta e vi dice non entity, heart energy.